È meglio correre o camminare? Ciao, sono Luca Della Valle, Health and Performance Coach, e con questo video ti do la mia risposta definitiva a questo dilemma. Se hai a cuore le tematiche per il miglioramento della tua forma fisica e l'aumento delle tue prestazioni, iscriviti al mio canale. E ricordati di attivare anche la campanella, così rimarrai sempre aggiornato. Sono molte le persone che si rivolgono a me e che mi chiedono se sia più utile correre oppure camminare. La mia risposta è praticamente sempre: ma qual è il tuo obiettivo? Sì, perché ti sembrerà strano, ma cosa sia meglio tra correre oppure camminare dipende dall'obiettivo che ti sei prefissato. Non c'è quindi un giusto oppure uno sbagliato a priori, e adesso lo vediamo assieme. Allora, se il tuo obiettivo che ti sei prefissato è quello di prepararti per cercare la prestazione, ad esempio in una mezza maratona o anche in una maratona, allora certamente dovrai correre. Quindi dovrai strutturare una vera e propria programmazione allenante che ti porti nel tempo ad aumentare i chilometri percorsi, a ridurre anche il tempo di percorrenza al chilometro e di conseguenza aumentare la velocità con cui corri. Se invece hai come obiettivo quello di una riattivazione generica del tuo organismo, allora la camminata è quello che fa per te. La camminata, possibilmente a passo sostenuto, è più gestibile anche da chi è fuori forma e quindi magari è sedentario da un po', oppure ha qualche acciacco fisico. Quindi ti permette di fare movimento in modo costante senza avere il rischio di infortunarti. Perché invece la corsa comporta sicuramente un maggior rischio di infortuni, in particolar modo a quelle che sono le ginocchia, le caviglie, ma anche alla bassa schiena, e quindi serve sicuramente una maggiore attenzione nel praticare questa attività, ma soprattutto serve una buona preparazione fisica, senza sottovalutare che per sfruttare appieno i benefici della corsa serve praticamente saper correre. E ora tu mi dirai: ma per dimagrire? Allora, il dimagrimento, come ben sai, è un discorso piuttosto complesso che dipende da vari fattori. Allora, sicuramente la corsa fa bruciare più calorie rispetto alla camminata, ma per dimagrire non serve, o quindi non basta bruciare di più, altrimenti sarebbe abbastanza semplice il giochino. È invece indispensabile seguire un regime alimentare corretto e soprattutto riuscire a mettere quella che è la massa muscolare con programmi specifici, così da permetterti di bruciare più calorie anche quando sei a riposo e non solamente durante l'attività fisica come succede per la corsa. Quindi, prima di decidere se vuoi correre oppure camminare, definisci bene il tuo obiettivo e poi inizia a muoverti. Se ti è piaciuto questo video, ti chiedo di condividerlo con i tuoi amici. E ricorda, rimani forte, rimani attivo.